Bene, forse è arrivato il momento che mi presenti in modo circa serio su questo canale. Ad ogni modo, mi chiamo Ronny, sono content creator oltre che un video editor. Spesso ricevo complimenti o comunque congratulazioni anche da persone di un certo calibro per come edito i miei video o come realizzo i miei lavorati. Il discorso è un altro. Molto spesso dicono che per quello che faccio, sono riconosciuto poco nel settore e che comunque per i miei standard sono poco conosciuto. Ad ogni modo, forse non si vede, ma dietro quasi ogni singolo video c'è un lavoro di montaggio che impiega un numero di ore non indifferente. La cosa che dà fastidio, perché purtroppo essere un content creator è abbastanza fastidioso, soprattutto per chi come me impiega troppo, fin troppo lavoro nei video, è appunto il perché non ho le statistiche di qualcuno che fa 10 video al giorno, probabilmente fatti male. Infatti, vorrei proprio farvi vedere che cosa c'è dietro a un video di 2 minuti che magari non viene visto. E quello che vorrei farvi vedere è che cosa c'è effettivamente dietro a un video e perché sono così, ecco, un po' frustrato, un po' stupido. Io a volte mi vedete andare così spento. Adesso vi mostrerò perché abbiamo questi problemi nel content creator. Ma prima devo fare una cosa importante, cioè. E boom, sono passati 27 secondi e soffro di depressione cronica. Bene, quindi come avete già visto dal titolo, oggi andiamo a guardare come ho sviluppato il progetto per il video di Nexus, che non è niente poco di meno che un trailer, versione un po' più originale. Quindi il concetto che stava alla base di tutto era fare un trailer nel modo più originale possibile. E devo dire che non sono per niente deluso dal risultato. È venuto qualcosa di guardabile, almeno a mio avviso. Quindi il video inizia con delle scene dove io digito sulla tastiera. Il punto è, normalmente in un trailer ci stanno panoramiche, showcase, cose del genere. Ed è effettivamente la prima cosa che ho pensato io. Solo che ho detto, invece di andare di getto col server, eccetera, eccetera, facciamo una prefazione. Facciamo cosa l'utente penserebbe veramente quando approccia al server. Va su Minecraft Italia, cerca un server dove giocare e trova quello. E io per primo, quando lo vidi tempo fa, dissi, ma scusa, da dove è sbucato fuori? Non se ne ha mai sentito parlare prima, sbuca di colpo. Effettivamente, la metà delle persone buone su MyPTL reagirebbero come ha reagito Fox in chat. Ed è ok, voglio dire, pure io ero tossico così a 5 anni. Andiamo poi con quello che forse caratterizza maggiormente il video, che sono le animazioni e render in 3D. Adesso, per un creator come me, che ha 15 anni e che ha le prime prese con l'editing, implementare un ambiente tridimensionale in un video 2D è qualcosa di spaziale. Il succo è che non è stato facile. In pratica, alla base ci stava il ok, conosco questo programma, si chiama Animator, lo voglio usare. Per far funzionare il programma c'è bisogno di un file in .dat, che per chi non lo sapesse è il file che contiene tutti i blocchi del mondo dove stiamo giocando e si trova all'interno di una cartella dei mondi, all'interno della percentuale da percento. È una domanda stupida, parecchio stupida, perché vuol dire dare qualcosa che è personale, che a cui hai lavorato anni e anni, a qualcuno che ti conosce a malapena. Però dovresti anche sapere che stai lavorando con un content creator, quindi forse un pochino dovresti andargli incontro. La risposta è stata che non me li ha dati. E io allora ho detto, ah, ok, e li ho presi uguale. In pratica, sono entrato, ho scaricato il mondo tramite una mod. E bada boom, bada bam, truffa peggio di una rapina in strada a Napoli. Bene, quindi il programma che ho usato si chiama Animator. In realtà non so usarlo neanche tanto bene rispetto all'altro. Funziona keyframe, quindi ogni fotogramma ha un valore sulla timeline. Tu metti un fotogramma chiave, un altro fotogramma chiave e hai un movimento di qualcosa. E sì, è un Blender semplificato. Non ho tutti i file, un po' perché pesano davvero tanto, un altro motivo è perché a volte li sovrascrivo, però qualcosina qua posso vedere la scena dei polli, per esempio. Sono riuscito a ricostruire il balletto di Fortnite, adesso non ricordo come si chiama, e a fare questa scena, ecco. Praticamente, come vedete qua, ogni parte separata del corpo del mio personaggio è animata singolo, fotogramma per fotogramma. Quindi sì, per una cosa del genere non ci metti poco, non ci metti poco e tutto qua, ecco, non c'è molto da spiegare. Ora, non vorrei dilungarmi troppo per questo perché avrei bisogno di un video solo per parlare in un dettaglio.
però posso farvi vedere a grandi linee come è venuto il progetto sulla timeline di Premiere. Questo è quello che si vede dall'alto. Come vedete mancano molti file, questo perché è passato un bel po' da quando ho realizzato il video e perché effettivamente un file video da un'ora pesa abbastanza. Di conseguenza, come vedete, sono stati usati molti tagli, molti effetti e soprattutto molte transizioni. Il punto è che fare tutto ciò non impiega neanche tanto tempo. La cosa difficile è sapersi coordinare, sincare tra la registrazione e l'editing, perché normalmente prima si registra, poi si edita. Per questo tipo di video dove il tempo di montaggio sale esponenzialmente, si fanno entrambe le cose allo stesso momento in pratica. Si registra una scena, si monta, si vede se va bene, se non va bene si scarta e si rifà. E quindi quelle singole scene che vedete sono state rigirate 3 o 4 volte prima di essere veramente implementate nel progetto finale. E questo solo perché sono masochista e voglio fare le cose come credo io vadano bene, anche se insomma. Ad ogni modo, questo è il progetto. Per la realizzazione sono stato impiegato un numero di ore incredibilmente alto. Per fare questo sono stato impiegato un numero di ore non indifferente. Tutto questo, se avete altre idee per video stupidi come questo, volete qualcosa in particolare, scrivetemelo pure. Sono sempre qua a creare contenuti stupidi. E ci vediamo al prossimo video. Thank you.